Buongiorno, sono Gaetano Costa e intanto benvenuti su Guide iSpy. Sono lo chef e il titolare dell'omonimo ristorante di Roma in via Sicilia 45. Quello che vi voglio presentare oggi è una ricetta tipica ed è un piatto, un must, possiamo dire, del nostro ristorante, visto che sono tantissimi i clienti che ci richiedono questo piatto, fino a che sono vittima del mio piatto stesso. È un anno che non riesco a toglierlo dalla carta. Il piatto è un pollo agli scampi. Utilizzo dei fuselli, possiamo andare sugli ingredienti, dei fuselli di pollo, degli scampi freschi, del sale, del pepe, una patata che servirà dopo a ottenere una crosticina per guarnire il pollo, delle basi naturali per ottenere un sughetto che poi vi mostrerò, delle foglie di spinace fresco. Prendiamo questo fusello di pollo e lo dissossiamo. Lo dobbiamo dissossare in modo da ottenere una sacca da introdurvi poi la coda degli scampi. Per fare questo è importante non bucare di parte in parte lo scampo per evitare la fuoriuscita dei liquidi del prodotto stesso. Con un coltello un po' più grande o una mannaia vi potete aiutare per spezzare l'osso centrale. Questo è il primo procedimento. Tutti gli scarti vanno messi da parte perché in secondo tempo vi mostrerò la motivazione. Testa dello scampo, sgusciamo lo scampo. Intanto sul fuoco, per abbreviare i tempi, abbiamo messo un padellino in ghisa e cominciamo a farlo riscaldare. Lo scampo più è fresco e più rischia di non sgusciarsi perfettamente. Abbiamo la nostra sacca e lo scampo. Inseriamo lo scampo all'interno, chiudiamo la sacca, lo condiamo con un po' di sale e di pepe, chiudiamo. Per evitare la fuoriuscita della coda dello scampo ci aiutiamo con uno stecchino di legno. Lo chiudiamo così, lo richiudiamo da quest'altra parte e qua abbiamo la nostra sacca. Intanto la padella è già calda, ci aiutiamo con un filino d'olio e mettiamo lo scampo dentro. Mettiamo un po' di sale. Un po' di pepe, un altro goccino di olio d'oliva e lo passiamo in forno. Il forno deve essere per 20 minuti a 180 gradi. Dunque signori, nell'attesa che il pollo insomma cucini, io vi mostro il procedimento di come si ottiene una salsa, perché è importante, visto il connubio tra carne bianca e crostaceo, in questo caso noi dobbiamo ottenere una salsa che leghi i due prodotti, ok? Quindi utilizziamo in un pentolino le carcasse dello scampo che prima abbiamo sgusciato con le frattaglie di pollo. Un filo d'olio d'oliva. Poi mettiamo mezza cipolla, così intera va bene, mezza carota, e delle costicine di sedano spezzate anche a mano, non ha importanza. Gli diamo un po' di profumazione con delle foglie di salvia, ma potete usare anche il rosmarino, erba cipollina, insomma erbette fresche. Questo si lascia rosolare per 20-25 minuti.
Poi dopo si aggiunge un po' di acqua di cottura, un po' di fondo di acqua, anche normale, non è un problema. Si lascia ridurre per circa 40 minuti in modo da ottenere una salsa ridotta, che è questa. Deve essere densa e ben gustosa, ben corposa. Nel frattempo possiamo pelare la patata. Con questa patata noi dobbiamo ottenere una crosticina. Ci aiutiamo con questo attrezzo. La nostra padella è a temperatura e mettiamo le patate. In questo procedimento c'è una cosa che è importante, quella di non lavare la patata appena tagliata, perché a noi serve l'amido della patata stessa per far sì che non si sleghi. Con quest'altra padellina invece provvediamo a scottare gli spinaci, le nostre foglie di spinaci fresche. Ci aiutiamo con dell'olio d'oliva sempre. Mettiamo gli spinaci. Nel frattempo giriamo il nostro dischetto di patate. Mettiamo un po' di sale. Dunque, adesso abbiamo spinaci, crosta di patate e salsa. A questo punto siamo pronti ad impiattare. Togliamo lo stecchino, ci appoggiamo con un tagliere e lo tagliamo di lungo, in modo da apprezzare il taglio e lo stacco tra lo scampo e il pollo. Poi prendiamo con un cucchiaio, adagiamo queste foglie di spinacio sul piatto, appoggiamo il nostro pollo, la crosticina di patata e il nostro sciroppo di crostaceo e di pollo. A questo punto vi mettiamo una guarnizione come questa, un filino di oliva e direi che il nostro piatto è pronto.